più attività motoria, più insegnanti, ma anche più strutture. Campobasso è una delle realtà che risente di questa carenza. Assolutamente sì, come le dicevo ci sono stati dei bandi per circa 350 milioni di euro, ce ne saranno anche degli altri, perché vede, spesso le ore di attività motorie che i nostri figli fanno a scuola sono le uniche ore. C'è allo studio anche un progetto di sperimentazione anche per la scuola secondaria di primo grado, cioè la vecchia scuola media, per aumentare da 2 a 4 le ore di attività motoria, lasciando alle famiglie la scelta di quale disciplina sportiva praticare con quelle 2 ore da fare al pomeriggio. Piano piano ci stiamo, verrebbe da dire alle famiglie scusate il ritardo, perché ci stiamo mettendo al passo con il resto d'Europa. Quando riguarda i concorsi, la